Alcuni di questi,
sono stati nella Repubblica Sociale Italiana, hanno rincorso i partigiani e li hanno anche sparato. Altri si sono nascosti finché hanno potuto, finché è rimasta la liberazione. Cioè non hanno fatto nessuno nella guerra. E per quello che a me è passo importante presentare invece la vicenda di questi 13 docenti universitari che nel 1931 dicono no, noi non siamo disponibili a giurare fedeltà al fascismo. Non vengono messi in carcere, non vengono uccisi, però vengono licenziati, vengono espulsi dalla scuola, dall'università, rimangono senza lavoro. 13 su 2000. Loro non. Lo storico delle religioni è Ernesto Bonaiuti, il filosofo Piero Martinetti, lo storico dell'arte Lionello Venturi, lo storico dell'antichità Gaetano De Sanctis, il clinico bolognese Bartolo Di Grisoli, il matematico Vito Volterra, fondatore del CNR, l'orientalista Giorgio Levi della Vega, il chimico Giorgio Herrera, l'esperto di diritto ecclesiastico Francesco Ruffini, il docente di medicina legale Mario Carrara, il docente di diritto Edoardo Ruffini Avonto, figlio di Francesco Ruffini, il docente di diritto civile Fabio Luzzato, economista Antonio De Vitti De Marco. 13 su 2000. Questo era il giuramento che vengono chiamati a compiere, ma che loro si rifiutano di fare. Ecco, sentiamo il testo del giuramento. Giuro di essere fedele al re, ai suoi reali successori e al regime fascista, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e di adempiere a tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, provi e devoti alla patria e al regime fascista. Giuro che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.